abbiamo visto andarsi una persona che ha lottato fino alla fine, lui insieme alla sua famiglia. C'è solo da imparare da tutto questo. Stefano ha dato tanto per la Fiorentina e come i fiorentini penso abbiano dimostrato tutto l'amore verso Stefano. È un dispiacere. Ricordo soprattutto di nel mio momento di difficoltà e lui che mi mandava mail molto toccanti. Io sono stato già a trovarlo a casa qualche anno fa e insomma perdiamo un grande personaggio, però questo ci insegna anche quello che è la capacità di lottare che ha avuto Stefano, direi più nel momento di difficoltà che quando era in campo. Spero che il suo sacrificio, la sua forza possono dare dei risultati alla ricerca e che quindi ci sia un investimento maggiore da parte delle ditte farmaceutiche per debellare questo male che non coinvolge tante persone, però è un male terribile, la morte peggiore che uno possa auspicarsi. Un ragazzo d'oro che comunque è riuscito a combattere questa malattia terribile, credo nella giusta maniera, dando coraggio a un sacco di altre persone che soffrono di questa terribile malattia. Come porterete avanti la lotta contro la SLA? Ma credo che le iniziative che lui ha promosso nel tempo andranno avanti e credo che ci sia una malattia della quale si debba parlare sempre di più, e in questo lui ha contribuito veramente tanto. Beh, i ricordi sono tanti, il fatto che abbiamo giocato contro e poi assieme al Milan, insomma, ci accomunano tanti, tanti ricordi, però a me piace ricordare quel suo sorriso anche nel momento in cui la malattia lo ha preso ed è stata purtroppo una sua compagna che lui definiva stronza, però insomma le poche volte che io l'ho incontrato ha sempre trasmesso forza e determinazione, credo che questo sia il ricordo più bello di Stefano.